prescindere che non sapremmo come sarebbe andato a finire senza quell'episodio del gol di Barraco, di Barraco. La carta di Tulli è stata l'ultima mossa disperata. L'ha vista anche lei in questa maniera, cioè una Latina che non prendeva più un pallone nel secondo tempo. Ma è un Latina che ha incontrato una grandissima squadra innanzitutto. E bisogna fare grandi elogi a questa squadra, perché non solo il complesso offensivo è eccezionale, ma oggi anche la fase difensiva l'hanno fatta molto molto bene, concedendoci poco. E noi però siamo stati bravi in una cosa, mentalmente, a crederci sempre, anche nei momenti più difficili. L'avevo detto ai ragazzi che la partita non sarebbe stata facile, ma molto molto dura, e ci sarebbero stati momenti in cui avremmo dovuto difenderci con tanti giocatori, e così è stato. Però abbiamo tenuto botta e siamo stati premiati su un errore forse loro, un tiro da fuori, anche se diciamo abbiamo provato diverse soluzioni, non ultima quella di Tulli, già ampiamente preventivate nel quello che era la nostra lettura della partita in corso. La mossa di Daniele Vigius dal primo minuto? Sì, volevamo metterli in difficoltà anche sulle pale alte, perché sapevamo che all'inizio la partita sarebbe stata molto fisica, quindi Thomas ci poteva dare fisicamente, magari poter spizzare qualche palla e poter far salire la squadra. Inizialmente abbiamo giocato un po' troppo larghi con i tre, poi ci sono stati anche dei momenti in cui siamo stati più vicini. A dire la verità non siamo stati molto pericolosi, ma questo ripeto perché c'era anche la forza dell'avversario. Poi secondo me nel secondo tempo, quando abbiamo provato la carta dei tre piccoli, loro hanno cominciato a faticare, comunque abbiamo lavorato un po' ai fianchi, e poi nel momento del passaggio anche al 4-4-2 secondo me là loro hanno subito qualcosa, perché abbiamo messo dei palloni interessanti al centro, fino a che poi nel momento, diciamo, che anche la nostra difesa comunque a livello di condizione fisica era stata molto provata dai continui attacchi loro, è venuto il gol liberatorio di Barraco quando avevamo tante punte in campo, e alla fine siamo stati bravi comunque tutti quanti ad interpretarle e a difendere. Tante cose che abbiamo detto alla vigilia: alzare il baricentro, non consentire di partenze loro. La cosa che ci è riuscita meglio è stata la gestione del tempo, direi, no? Perché abbiamo colpito proprio nel finale. Sì, ma è una squadra che non te lo fa alzare tanto il baricentro, perché sono bravissimi a venire fuori tutti quanti, giocano insieme da due anni, hanno l'allenatore che è insieme da due anni, quindi sono molto organici tra di loro, sanno allungare e accorciare, e quindi è molto difficile andarli a prendere. Però nei momenti in cui noi abbiamo giocato palla a terra, che dovevamo giocarci di più secondo me, abbiamo fatto anche delle buone trame, siamo usciti bene, probabilmente siamo arrivati con pochi giocatori ad impensierirli, però poi direi che alla lunga è stata un po' anche la vittoria in queste partite playoff. Sì, esiste la tattica, esiste la tecnica dei giocatori, ma esiste anche il cuore, quindi questi ragazzi l'hanno vinta un po' con gli artigli, con il cuore, con l'anima, credendoci fino alla fine anche sull'episodio positivo che poteva e doveva capitare. Mister, chiedo se è stato l'infortunio a dettare l'uscita di De Josa, oppure comunque aveva in mente... No, è stato un infortunio, però lì sicuramente avremmo fatto una mossa per far entrare Tulli, che si stava già scaldando. Quindi che avrebbe dato sempre... Ma era da valutare ancora, se fossimo andati con una difesa a tre, ma sarebbe stato ancora pericoloso togliere un centrocampista. Queste due partite ci hanno detto che gli avversari all'andata hanno ingabbiato Segas, oggi hanno fatto un gran pressing sul nostro centrocampo, no? Quindi probabilmente questo è il filo conduttore degli avversari, lo sarà anche del Pisa. Beh, se tutti gli addetti ai lavori che hanno dato per favorita a Nocerina, voglio dire, un motivo ci sarà stato, no? Perché è una squadra importante. Però io penso che noi abbiamo dimostrato comunque di avere gli attributi, perché ripeto, queste partite si vincono anche con contributi diversi da quelli che sono solo la tecnica e la tattica, e questa squadra ha dimostrato comunque di averceli. Vabbè, comunque adesso l'analisi della gara è questa, delle due gare, però il dato è tratto, finale di Serie B, Sandella. Sì, adesso c'è una grande finale con un vantaggio di avere ritorno in casa. Oggi il vantaggio, il punto di Carrara oggi ha pesato tantissimo, perché fare un ritorno a Nocera sarebbe stato completamente diverso secondo me.
e quindi abbiamo un piccolo vantaggio, non è decisivo, abbiamo anche due giocatori di meno probabilmente, Cottafava squalificato e De Giosa infortunato, però c'è una rosa importante di giocatori che hanno lavorato bene, quindi sono molto fiducioso di poter fare ancora una grande impresa. Il Pisa mi ha un po' sorpreso, perché effettivamente probabilmente, ecco, chi arriva quinto e c'ha un grande entusiasmo, buona condizione fisica, poi arriva lanciato, e così è successo, perché magari il Perugia forse l'ha trovato in una, l'ha un po' sorpreso, però adesso dobbiamo giocarcela con una squadra importante, però noi abbiamo tante, secondo me abbiamo armi importanti anche nel Latina Calcio. Condizione fisica, mister, la vostra mi è sembrata buona, perché di all'andata che in questa partita comunque nel finale la Nocerina non ha fatto. Beh, calcoliamo che noi abbiamo sofferto in difesa un po' la condizione fisica, ma calcoliamo che avevamo Milani, che sono due settimane che si allena col contagocce. De Giosa uguale, poi alla lunga un po' si è visto, però Cottafava ha retto benissimo, Bruscagin anche a centrocampo mi sembra che i giocatori sono andati bene, quindi no, io la squadra la vedo bene, abbiamo anche diversi giocatori che stanno fuori che sono sempre allenati bene, quindi da questo punto di vista sono molto fiducioso. Ho detto che giocare il ritorno in casa è stato fondamentale, quindi sì. Oggi la Dina ha dimostrato che forse non solo non c'era un grande tifono. Sicuramente, la squadra ci aspetta, giocare di fronte a un pubblico così è un'altra cosa, però ecco, non dimenticherei il punto di Carrara, fatto da una squadra un po' inedita che comunque ha lavorato bene, perché quel punto oggi si è rivelato decisivo. Te l'hai immaginato questo periodo quando sei arrivato, inizio a dire così, avevi sognato in qualche maniera? No, ma io quando vado a lavorare ci credo sempre nel fare il massimo, e sono convinto che di aver trovato un gruppo di calciatori che ha lo stesso intento nostro, e una società e un pubblico che vuole entrare nella storia, e quindi faremo di tutto per centrare un'altra grande impresa. Settimana tipo quella? Sì, settimana tipo, e cercheremo soprattutto di ritrovare un po' le energie psicofisiche che oggi veramente abbiamo speso tanto. Te comunque hai detto che magari entrare in corsa in una squadra non è mai semplice, no? Te comunque conoscevi l'ambiente, alla fine, alla finale prof, ci sono due squadre che hanno due allenatori che sono arrivati in corsa. Sì, può essere un dato interessante, però anche Perugia era un giocatore con un allenatore, oggi si arriva in corsa dappertutto perché i soneri sono talmente facili. No, ma al di là di quello ci vuole grande capacità di adattamento e anche dei giocatori a mettersi disponibili sui nuovi input allenatori, questi ragazzi l'hanno fatto, c'è sempre un confronto positivo con loro, e quindi secondo me sono cresciuti in tante cose, oggi anche si è visto. Hai già iniziato a studiare il Pisa o... Devo essere onesto, no, perché ero molto concentrato su questa partita, e poi no, non l'ho proprio vista Perugia Pisa le partite, adesso cominceremo a studiare perché eravamo concentrati sull'obiettivo Nocerina. La Nocerina ha fatto una partita spezzata? Ha fatto un'altra grande partita, effettivamente prima stavamo commentando con lo staff tecnico il valore di questa squadra, quindi averla superata è sicuramente... Averla superata con una squadra che è stata costruita nell'ultimo anno, con rivista a gennaio, con una situazione invece di un allenatore che ci lavora da 2 anni, con quasi gli stessi giocatori, non è cosa da poco. Questa dobbiamo tenere a mente, questa cosa. E a livello di entusiasmo, di carica emotiva, qual è la differenza secondo te fra Latina e Pisa in questo momento? Ma penso che stiamo a 1000 tutte e due, il Latina non è mai stato in Serie B, quindi quindi penso che sarà una grande finale dal punto di vista proprio dell'entusiasmo, penso che saremo al top tutte e due, però ripeto, io ho una grande fiducia in questo gruppo, ci credo, e quindi speriamo di fare l'ultimo decisivo passo.